Ma sai, era tanto tempo che non facevo nessun video, però non potevo che arrivare stasera, no? Visto che è arrivata la condanna finalmente, no? Tutto quello che aspettavano tutti, no? Tutta l'Italia aspettava la condanna per Berlusconi, no? Eccetera, eccetera. È arrivata sta cazzo di condanna, eh? Siete contenti? È arrivata finalmente, no? Ed infatti la gioia si è subito espressa, no? Diciamo, tra i vari leader dei partiti, no? Tra Vendola, io adesso ho sentito il TG, no? Vendola piuttosto che, come si dice, piuttosto che Grillo, piuttosto che altri esponenti, no? Tanta gente ha esultato, tanta gente bella contenta, soprattutto di sinistra, no? E sì, siete molto contenti, ma siete delle teste di cazzo. Scusatemi l'eufemismo, ma che cazzo vi esultate, teste di minchia? Che cazzo ci avete da esultare? Coglioni del cazzo. 4 anni gli avevano dato, teste di cazzo, 4 anni gli avevano dato a Berlusconi, 4 anni, 3 con l'indulto, 6 scontati. Chi l'ha fatto l'indulto? L'ho fatto io l'indulto? L'ha fatto il PDL? Chi l'ha fatto l'indulto? Teste di cazzo, l'avete fatto voi? Voi di sinistra avete fatto l'indulto? L'ha fatto l'amico Prodi, l'ha fatto Prodi l'ha fatto l'indulto, e sono 3 anni che si sconta. Così cosa succede? Mo gliene rimane uno. Dove va questo? Va a casa sua, va nella sua villa di Arcore, bello tranquillo. Che cazzo vi esultate? Che cazzo di condanna è? Un anno? Un anno dentro la villa di Arcore? E questo che cazzo deve fare? C'ha 70 anni, sa, gode la vita, no? Sta un anno dentro la sua villetta, bello tranquillo. Qual è il problema? Cos'è che è successo? Cos'è successo? Cosa c'è da esultare? Cosa c'è da essere contenti? Siete delle teste di cazzo, voi di sinistra soprattutto. Siete dei minchioni, siete delle teste di minchia. Che cazzo ci avete da esultare, coglioni? Gli avete scontato 3 anni, avete scontato 3 quarti della pena. Che cazzo c'è da esultare? Io non lo so. Povera Italia, ragazzi, povera Italia.